Ok, non si era mutato tutto, non ho capito perché. Vabbè. L'importante è crederci, l'importante è crederci che vada tutto bene. Perfetto, perfetto. Allora, ragazzi. Ah, qua stavamo che dovevamo fare sta cosa. E mo come si faceva? Di quattro sostanze chimiche differenti. E quindi? Le devo prendere? Quindi devo mettere per forza dove mi dice lui. Ok. Ma ora si sta incazzando il tipo. Si sta incazzando. Mo c'era tipo sul libro. Allora, ragioniamo. Perché c'era primo esperimento. Questo è il terzo tentativo di creazione di vita artificiale composta da una presenza di cui ho bisogno. Sono stabiliti e la grupite li lega bene. Stavolta farò un tentativo con l'acqua regia invece che l'acqua, sperando che l'esperimento è fallito. La soluzione è altamente acida e il tessuto organico reagisce in modo molto violento. La soluzione deve essere trattata con la massima attenzione. Potrei utilizzare la ricetta, ma sto perdendo le speranze. Contratto divino, solo questo. Spostamento, no, questo che ci dice, no, non ci dice nient'altro. Ci dice semplicemente che ha usato tutta la roba. Vabbè, quindi bisogna prima accendere i bruciatori. E qua non ci dovevo mettere niente. Tipo questo, non lo devo mettere da nessuna parte. Ah, ecco. Accendere i bruciatori. Che sono i bruciatori, ragazzi? Guarda, questo non si muove. Qua sotto. Non mi dà nessuna opzione qua sotto. Tra l'altro non c'ho nemmeno gli accendini per accenderli. Questo non me li fa muovere in nessun modo. Ok. Questo. Ma sarà questo per il gas, no? Eccoli. Ok. Che devo semplicemente aprire, indipendentemente dalle cose. Raccolto contenitore di acido. Ok. Quindi ora andiamo di fronte. No, dobbiamo uscire da qua dentro. C'è qualcosa sul libro. Le scale sono crollate, trovo un modo per risalire. Ti pareva. Era troppo facile, altrimenti. Sarebbe stato troppo facile. Posso nemmeno accendere niente, quindi sono nella merda. Modo per risalire. Qua. È troppo facile. Accumuliamo la roba qua sotto. Perché si è incastrato? Che cazzo c'è qua sotto? No, per fortuna non serviva l'acciarino, Johnny. Per fortuna.
La stoffa odorava di deserto e muschio umido. I pezzi giacciono accozzati in cima. Troppo, penso. O forse troppo pochi. Qua sotto che c'era la cantina che non ci interessa. Ecco, fanculo che schiaffo mi ha dato. Proprio questo era palese, sto schiaffo. Allora, il mio dubbio, ragazzi, ora sapete qual è? È quello di voler andare di qua. Però lo consumo qua. Ovviamente non può usare questo oggetto. Ma sto quadro Storton che... No, c'è niente. Oh, qua da dove scendiamo? Dove stava quella... No, è vero, qua dovevo andare. Ok. Che era chiuso. Ok, vediamo qua se me lo può usare. Quasi. Ah, sono un alchimista. Raffineria. Ah, ok, poi dobbiamo andare alla raffineria. Vabbè. Diventò impossibile evitare la confusione delle strade supplicare. Sotto attenzione, appena apre le porte, le loro voci sono interrotte. La foschia del fumo di pistola. Ma noi siamo senza acciarino là, ma se non ma c'è lo è davvero buio qui. Sì, ed è un buon motivo, ma adesso puoi accendere le lampade se vuoi. Per quale motivo? Per l'oscurità tutto qui? Resta vicino e attenzione a non perderti. Per quale motivo? Perché è così buio? Attenzione Daniel, è importante che continui ad andare dritto e che non ti perda. Ottimo. Pazzo, pure qua sei sotto schiaffo. Ragazzi, io devo andare avanti. Cioè, non c'ho niente da accendere. Che nemici sono questi? Che roba è? Poi il suggerimento è al buio, non possono scovarti, ma tanto non posso accendere la luce, nemmeno volendo. In realtà non so dove dobbiamo andare. Come è sparito l'audio? Non sentite l'audio? Ok. Il problema è che io non so dove andare. Se devo trovare qualcosa di particolare. Di nuovo piena, ci ha riempito tutta la lanterna. Ecco perché prima. Qua c'è qualcosa che si apre.
è troppo pesante per essere alzata con le mani. Cosa sto costruendo? Cosa sto costruendo? Scusami un attimo, questa qua la cosa. Ah, ma qua forse. Cosa la sto costruendo? Pesa? Eccola là. Come lo tolgo da lì? Prendiamo questo. Però facciamoci un giro qua intorno, vediamo se troviamo qualcosa di utile. Giugno 1839, è trascorso più di un mese dall'ultima volta che ho scritto. Dopo gli eventi all'interno della camera sottoterra in Algeria, il professor Herbert ha insistito che tornassi in Inghilterra. Disse che non voleva rischiare di perdere l'intera spedizione per paura che peggiorasse la situazione. Ripensandoci, una decisione eccessiva, ma sono felice che sia andata così. Questa mattina ho trovato il mio diario nella raccolta di cose a caso portata dall'Africa, vicino al diario la sfera di pietra rotta avvolta in un panno. Ho cercato di rimettere insieme i pezzi, ma non ci sono riuscito. I pezzi non avrebbero combaciato perché non provenivano dallo stesso oggetto. Potevo immaginare tutto questo? C'è perfino una sfera completa. Ciao, nano volante, grazie per essere passato. Anche le voci, quindi non è un buon segno, ragazzi, non è proprio un buon segno. Allora, da qua eravamo venuti o no? Sì, da qua eravamo venuti, qua non c'era niente. Che ho i Mars fuori dal frigo e quindi faranno una brutta fine. Sì, ora se non li tieni nel frigo i Mars faranno sempre una brutta fine, quindi fa attenzione, trattali bene. Che non c'è cosa più importante dei Mars. Ok, semplicemente la porta che si chiude. Non faccio come te che li metti sulla pizza, esageriamo. 25 giugno 1839, sento il bisogno di continuare questo diario, anche se è stato pensato per il mio viaggio in Africa. Deve trattarsi di qualcosa di molto importante, lo so. Mi sono preso il compito di rimettere insieme i pezzi della sfera, ma è stato molto più difficile di quanto si possa pensare. I pezzi si comportano in modo strano, sembrano cambiare colore, forma e consistenza, ma sempre leggermente. Ieri ho preso delle misure accurate e ho notato qualsiasi traccia significativa. Oggi i miei sospetti hanno avuto conferma, stavano cambiando. Ero terrorizzato e mi sono precipitato a consultare il miglior geologo di Londra, Sir William Smith. Mi accostai all'argomento con attenzione e discutemmo di come le rocce cambiano forma. Mi raccontò della natura del vetro, come alla fine si ripiega su se stesso e di come il ghiaccio si scioglie lentamente nel corso dei secoli. Smith mi tranquillizzò, ma non posso fare a meno di pensare che questi elementi abbiano proprietà spirituali. Ok. Lui gli spiega che effettivamente può succedere e lui dice, vabbè, però secondo me hanno cose spiritiche. Vabbè.
Ovviamente, spero che non sia vero. Cosa, metti Mars sulla pizza? Ma mi sembra pure ovvio, no? Cioè, che domande fai? Questa è la porta che ci hanno chiuso in faccia prima. Quella è la porta dove siamo andati. Quindi questa porta qui è arrivato il momento di aprirla. Ok, candela non ci serve, bottiglia non ci serve. Qua non ci serve. No, qua ce n'è un'altra. Perfetto. L'abbiamo visto, vero? Abbiamo visto tutto qua. Qua abbiamo visto tutto. Quindi andiamo da questo lato. Entriamo nella botola. No, qua prima c'è qualcosa. Perfetto. Questa non si muove. Vabbè, queste scatole le posso muovere. Cioè, queste sono scatole fisse. Ma non c'è niente. Ecco qua un'altra cosa. Stavolta non li consumo più a cazzo di cane, sti cose. Scendiamo, ragazzi. Non mi fa scendere. Perché? Devo alzare un'altra posta cosa? No, già stiamo tutto. Devo abbassare forse. Ecco. Questo era un calcio, non era uno schiaffo. No, no, spegni, spegni. Giustamente c'è una botola che porta nel sottosuolo e noi ci buttiamo nella botola. Mi sembra anche giusto come cosa. Archivi della cantina, sono archivi ovunque. Urtò con la superficie, l'acqua scura dell'Atlantico lo soffocava, mentre lottava per dare un senso alla situazione. Acqua, non posso più tornare indietro. Promemoria, vai avanti, ci deve essere una strada per uscire da questo posto. Ma se non me lo dicevi tu. Oh cazzo. Che cazzo è? Che cazzo era? Non c'è niente però, quella è la cagata. Cioè, mettici qualcosa. Qua dentro non vado a vedere, ragazzi. È tutto buio praticamente. Vediamo che ci succede, ragazzi. Vediamo. Non gli faccio assolutamente nulla. Questo è quello che mi dà gli schiaffi.
Uno squalo, qualcosa, uno squalo non credo. Si vedevano le pinne all'orizzonte. Ma in quella stanza non ci posso andare, ragazzi. Posso meno andarci. Ci devo andare. Ok. Perché c'è anche una leva qua. Ma non alle scimmie che le porta la volta. Vediamo se sono più veloce io o lui. Proprio lento, so, se mi colpisce mi uccide, già lo so. Con un colpo, dico. Pazzo. Pezzi di corpo che possiamo prendere, toglierli addosso e non succede niente. Sì, ma la lampada sta finendo tutto il coso. Se l'è mangiati! Quindi si li mangia! Tipo così. Non se va lì. Ma ci vuole troppo tempo. Questo non va a mangiare laggiù. Devo aspettare che mangi. Dai! Ma vaffanculo, va! Non lo sto ancora mangiando. Ma non c'ho qualcosa per riprendere energia? Ok. Perfetto. Questa roba. Ago cavo. Lo distrai con il cibo, forse non attacchi invisibile. Vabbè, ma quello, cioè, lo dite voi che è cibo. È bloccato con una semplice serratura. Quindi come lo apro? Bisogna di una chiave? Il problema mio è come faccio ora? Ce l'ho riuscito a fare perché pensavo non ce la facessi. Pensavo non ce la facessi. Ti dovevi portare qualcosa dietro. Ce l'ho fatta, dai. Ah, questo si muove. Ottimo.
Prendiamo un po' ste cose, che non c'ho moltissimo olio. Cazzo! Sto tornando indietro sicuramente, ma di là non potevo andare, vero? Non volevo andare di là. Oh, di Dio. Cazzo! Tutti i culi, cosa? Tutti i culi. Che poi tutto è iniziato perché c'è l'acqua a terra. Se non ci fosse. Ecco, non c'è l'acqua a terra, sto tranquillo. Ok. Bene, bella sta fontana. Oh, interessante. Che posso fare? Perché mi davano? Cioè, questa in pratica è... Queste sono le gambe, tipo. Ma perché mi dà soldi? Queste sono le gambe, tipo, questo è il corpo che la faccio. Tutti i culi che ti sei salvato seguendo i consigli della chat. Cazzo di cane. Allora, quella porta lì si è aperta, quindi mi diceva proprio vieni qua. E noi andiamo qua. Ecco. Hai una stanza ascendente. Ci porterà al rifugio sacro? Si occuperà certamente della parte a picco del nostro viaggio. Quindi sei mai andato in un ascensore? Sì, il Colosseum di Regent's Park ne ha uno. Ti porta alla galleria da dove puoi vedere il panorama. Bene, questa volta potrebbe durare un po' di più e andare nell'altra direzione. Ottimo. Quindi qua è dove dobbiamo andare alla fine. Ok. Quindi facciamoci prima il giro dall'altro lato. Vediamo stavolta se si apre. Sala macchine, ci andiamo dopo. Allora, gli ottimi hanno, hanno degli ottimi gusti per l'arredamento. Se lo dici te, Johnny, se lo dici te, se lo dici te. Noi non veniamo da qua sopra, vero? Veniamo da giù. Studio. Ma addirittura cambia scena. Il busto di Herbert era avvolto dalle corde, la serratura era stata rotta. Ok, vediamo qua cosa ci abbiamo. Questo ce lo portiamo contro i vampiri. Appoggiamolo qua, poi ti vengo a prendere. Sono andando in panica, quindi accendiamoci un po' la torcia. Ma questa è la solita statuetta.
Sono sempre le stesse cose. Qualche mobile vittoriano, qualche pezzo di cadavere sparso in giro, degli ottimi gusti. Dai, dai che ci servi contro il vampiro, tu crocifisso. Testa di cane. Esperimento animale. Canis lupus familiaris, 12 aprile 1658. In seguito a un breve studio è chiaro che l'agitazione che si trova tra gli umani si trova nel cane. La paura e il dolore inducono uno stress che sembra scatenare una reazione endogena che fa sì che l'animale esploda con energia. Io credo che il catalizzatore sia prodotto nel cervello. È difficile stabilire esattamente dove e cosa sia, ma lo percepisco. Puzza di genesi cosmica. Esiste un problema inerente alla raccolta di queste energie, in quanto la creatura è destinata a morire per l'esercizio. Devo perfezionare questo processo di tortura per favorire qualsiasi vero lavoro da fare. Devono essere eseguiti più esperimenti, ma sembra che solo gli esseri umani siano in grado di produrre la quantità necessaria. Deve essere la loro abilità ad apprezzare il rigore del processo, che ultimamente aumenta la loro esperienza e il terrore. Ottimo. Ottimo. A dopo, 1111, a dopo. 21:30 riprendiamo. Siamo sempre qui, mi piace sempre qui. La mascella del cane. Capire l'equilibrio. Basi di anatomia umana. Ah, questa è la cane che... Che fisica, ragazzi, ora che si sposta una roba. Questo non ci interessa. Questo è un uccello morto. La sedia ci dà fastidio. Buttiamo lì. Ecco qua. Ah, scusa. Vediamo cosa hai da offrire. Stanno prendendo un cane. Che disordine. Avrei dovuto affilare la sega. Ma posso percepirlo, è sicuramente lì. Sì, lo stanno squartando praticamente. Ma non ho capito, questa è la testa, già ce l'avevamo. Cioè, questa è quella che ho preso prima da là sopra. Perché ora se ne... No, questo coniglio... È fisica, ragazzi, comunque c'è il nostro gioco, eh. Non sembra, ma c'è una fisica assurda. È un po' una cagata perché tipo la sedia in mano mi sposto gli oggetti, però c'è fisica, ragazzi, c'è fisica. Ci vuole un fisico bestiale, sai, bestiale, sai. Qua dentro che cosa ci offre. Questo è interessante. Qua niente. Vediamo qua sotto. Cazzo. Vediamo se c'è qualcosa. Questi sono tutti. Vediamo se c'è qualcosa. Ma poi mi ha dato un con la mano prima, ecco qua. Ah, è lì là sopra. Sempre i cani, non possiamo fare niente. Vediamo se guardate, io non lo vedo qua dentro. Questo lo vedo, ma non prende fuoco. C'è la fisica, ma non c'è la bruciatura, ragazzi. Qua. Ok,
Andiamo qua, non c'è un cazzo già più. Chi ha scritto questo? Chi ha scritto? Nota. No, promemoria. Trovo un'altra strada intorno alle macerie dello studio. I parenti sono rotti, sono tenuti insieme da una debole copertura di... No, ma questo non possiamo vedere. Quindi io qua, questo lo posso sfondare e uscire. Però mi pare che c'è un'altra stanza. No, sembra questa. Quindi prendiamo un libro. Ma ci deve arrivare là. No, non si rompe. Serve una sedia allora. Ai cubi che stanno appositamente qua. Faccio? Mi butto giù. Sì, buttati. Ecco la finestra già aperta. Deceleratore di emergenza. Quando toccherà a me? Non ho mostrato limiti, la mia pazienza abbraccia secoli. Da dove vengo, l'umanità non ha sprecato nemmeno un respiro. Io mi inchino ancora a te. Ho fatto così tanto per te e non ho ricevuto nulla in cambio. Agrippa, io ho avuto fiducia in te. Ero io quello in tutta onestà che in tutta onestà avrebbe dovuto entrare in quel cancello. Allora, c'ha ragione, eh? Secondo me c'ha ragione. Guarda là che ti ho creato. Cosa ti ho creato? Progetti di rinnovo dell'ascensore. Schematica dell'ascensore, una forza motrice della vibrazione. Controllo della stanza. Accendere un coso così evitiamo problemi. Non abbiamo niente, non abbiamo niente. Sbarra circolare. Istruzione per l'ascensore: se l'ascensore si guasta di nuovo, assicurarsi di utilizzare la macchina a vapore per aumentare la pressione prima di incanalarla nella macchina. Regolare le leve per ottenere la giusta quantità di pressione all'interno della camera. I contatori dovrebbero leggere 8 sopra e 8 sotto. Assicurarsi che il flusso sia impostato secondo la seguente tabella. Funzione impostazione sbarra triangolare. Sbarra di ampiezza a 4 fasi. Ciclo flusso vapore completo. Notare che la macchina non verifica la configurazione adatta fino a quando non sono inserite tutte le sbarre. Ok, quindi ora il coso non funzionerà sicuramente. Ah, qui c'è l'olio. Botte contiene più della metà dell'olio di una lanterna. Allora ce lo andiamo tutto. Qua è bloccato, quindi siamo sempre qua. Che cosa facciamo? Dove sta questo ascensore, ragazzi? Questi parlano sempre dell'ascensore, ma non c'è niente. Devo proseguire fuori, ma mi sembra che è l'ultima stanza questa. Ma no, continuo. Ecco la sedia a che serviva. Ma scusa, ma questa non è la finestra qua a fianco. Che cazzo sto facendo? Quindi devo tornare indietro?
trovato le istruzioni dell'ascensore, ma non l'ascensore, non ci siamo andati praticamente. O mi sbaglio. Forse dovevo trovare appositamente questo. Vabbè. Sto andando avanti senza seguire la storia. O meglio, sto cioè. Faccio le cose prima che me le chieda. Sono troppo forte. Troppa skill, troppa skill. È un altro sogno? Penso che. Pensò e urlò con tutta la potenza dei suoi polmoni. Stanza degli ospiti. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Scese dal letto e guardò fuori dalla finestra. Era completamente buio. Aspettò, diede un'occhiata al vecchio orologio e aspettò un altro po'. Le 4, pensò, è sufficiente. Questa voce è bianca, però mi dà proprio fastidio. Il mio diario è sparito. Cosa vorranno dal mio diario? Questo più di questo non si apre. Questo. Ah, perché c'è sto coso. Ovviamente non posso spostare a meno che non prendo una sedia. Non so se si muove. No, non si muove. Non si muove, non si muove, non si muove, non si muove. Muoiono manco, si vede. Uno ci tenta sempre. Manada. Quindi pure da qua le posso togliere i. No, non si tolgono, infatti da qua. Da qua giù dove sto. Diario di Daniel, rivelazioni 1 di 3, 2 luglio 1839. Ma l'impressione sono passati tipo 300 anni. Oggi ho ricevuto una lettera dall'ufficio del governatore algerino che svelava la sorte della spedizione di Herbert circa una settimana dopo la mia partenza. Abdullah, uno degli uomini che viaggiava con noi, fece ritorno dal deserto. Era gravemente ferito, come mutilato. Però non è che puoi andare così avanti, dai. Mi fai perdere il filo. Rivelazioni. Come mutilato da un leone, l'uomo vaneggiava sulla spedizione raccontando di essere stato attaccato da qualcosa di orribile. I francesi fecero partire subito un gruppo di ricerca per cercare la spedizione. Dopo aver cercato per giorni, trovarono il campo abbandonato senza alcuna traccia di Herbert o dei suoi uomini. Domani recupererò alla dogana le cose che hanno trovato nella tenda di Herbert. Non so cosa farmene, ma sono preoccupato per lui. Ok. No, è che io mi ricordo una che era 1500, però forse non erano le lettere di questo. Ma poi così li posso anche leggere, come ci penso, i racconti. 1800, 1800. E allora forse era qualche altra cosa, non erano i racconti. Pimpi, siamo andati avanti, abbiamo fatto il coso per rompere. Un secondo, allora facciamo un promemoria, un recap. Eravamo arrivati che eravamo bloccati da quella roba appiccicosa che c'era vicino alle porte. Per romperla abbiamo capito che ci servivano i quattro ingredienti ieri e metterli dove c'è il coso dell'alchimista, metterli là dentro e ci faceva qualcosa, un acido praticamente che toglieva queste cose. Così abbiamo fatto, abbiamo messo gli ingredienti là dentro, ci ha fatto l'acido, abbiamo sfondato come si chiama? Questa rete, questa pelle appiccicosa e siamo andati oltre. Siamo arrivati in una zona che c'era l'acqua. In quest'acqua c'era qualcosa che mangiava gli umani, che però noi non vedevamo e quindi dovevamo scappare sostanzialmente. Siamo riusciti a scappare a botta di culo e siamo arrivati in quest'altra zona. In quest'altra zona c'è un ascensore che ci porterà nel sottosuolo e ora stiamo cercando cose qua in zona.
Sono dimenticato qualcosa? Non sono morto. Mi ha colpito gravemente, stavo quasi per morire, ma non sono morto. Daniel? Cosa? Hai ancora gli incubi, vedo. Sì, non posso liberarmene. Arrivano ogni notte. Metteremo un punto a questa storia, vedrai. Sti flash bianchi però mi uccidono a me. Oh, ma qui c'è un palanchino, lo chiama. Piede di porco si chiama. Tristi, i tuoi poteri si stanno indebolendo. No, le voci. Le voci mi aiutano ormai. 3 luglio 1839. Oggi ho recuperato le cose di Herbert Ladogano. Ho scavato nell'infinità di documenti che aveva portato e ho trovato un registro della spedizione. La natura del suo testo varia da annotazioni veloci a racconti vivaci di eventi. Sfogliavo le pagine cercando di immaginare cosa sarebbe potuto accadere. 17 maggio, il giorno in cui sono rimasto intrappolato nella camera sfera, Herbert scrive freddamente: recuperato Daniel dopo un'ora di intrappolamento. Questa cosa mi ha confuso molto. Nel giro di pochi minuti stavo soffocando. Come avrei potuto resistere un'ora? Continuai a leggere quello strano testo. Herbert raccontava i fatti senza giudizio o passione, ma improvvisamente lessi la frustrazione del suo testo. Spingeva i suoi uomini a fare ricerche nella tomba sotterranea, un'impresa che sembrava aver stressato la mente dei suoi uomini. La pazzia si diffuse tra le schiere e Herbert dovette prendere delle misure estreme per continuare. Alla fine visitò egli stesso la camera da cui portò la sfera in superficie. Il suo racconto mi ha confuso molto. Se lui ha la sfera, cosa sono questi pezzi nel mio salotto? Era che lui aveva quella sfera che si manipolava, si cambiava. Matrix c'è. Questo l'abbiamo visto, questo l'abbiamo visto. Ah, c'è, cioè, ok. La porta è inceppata a causa di una serratura rotta. E quindi possiamo fare sempre quel fatto lì. Non puoi usare l'oggetto in questo modo. Quindi il palo di ferro. E quindi. Si è rotto il palo di ferro. La chiave, ti prego, fa che sia qui. Grazie a cielo, eccola. È un buon posto per nasconderla. Ok, raccolto la chiave. Madonna, quanto bianco. 4 giugno 1839. Mi rompe che mi legge nella mentre faccio, quindi me lo leggo con calma. 4 luglio 1839, è fatta, la sfera è montata. Sono stato svegliato da un incubo. Sono stato svegliato da un incubo estenuante, sudato e tremante. Me ne andai in salotto per una tazza di tè. I pezzi della reliquia si trovavano sparsi sul tavolo così come li avevo lasciati, ma in qualche modo sapevo come doveva essere. Andai a prendere il catrame che avevo preparato per mettere insieme i pezzi e senza errori li misi assieme, formando la sfera che ricordavo perfettamente. Il catrame si dimostrò non necessario, fu cacciato fuori dai pezzi uniti perché si fusero da soli senza bisogno di adesivi. L'antica reliquia di pietra ora è appoggiata sul mio tavolo, la sua superficie immacolata e la forma perfetta potrebbero essere plasmate da una fabbrica. È tutto troppo strano. Eh beh, è tutto troppo strano, era... è da un po' che è tutto troppo strano.
Ora siamo morti quindi praticamente. Vediamo. Ma non ha senso perché non avrei potuto fare niente. Cioè, se n'è andato. Proviamo. Sì, se n'è andato. Ma infatti non potevo fare niente, cioè nel senso che non è che ho fatto io qualcosa di strano. Sala sul retro. Ok, questo abbiamo visto tutto, quindi. Infatti anche i cosi ce l'abbiamo tutti, i racconti, vero? Sì, 1 di 3, 2 di 3, 3 di 3. Quindi, sala sul retro. La strana lettera lo impaurì, ma era anche l'unica cosa che gli dava un po' di conforto. Proprio il massimo come. Però abbiamo trovato la chiave, che ci servirà a qualcosa che ancora non so cosa. Allora, aspetta, prima di scendere qua abbiamo visto tutto, vero? Qua da dove veniamo, sopra siamo andati, in questa porta qui siamo andati. No, quello è l'ascensore in cui non siamo andati, ok. Quindi voglio andare prima da questo lato e poi andiamo all'ascensore. Perché giustamente questa porta mi fa scendere. Magazzino. Sir William Smith era stato designato. Non c'era modo per lui di sapere che il ragazzo dell'altro giorno proiettasse un'ombra tanto terribile. Un ragazzo. Non abbiamo di torcia poco. Che sta scrivendo? Ma perché non me lo dice quando scrive? L'oscurità del magazzino è strana e innaturale. Ottimo. Perché sento ancora la musica? No, non lo so perché stavo perdendo la sanità mentale, quindi può essere lui che non sono io. La guerra fra quando inizia? Ma già iniziato. Ok. Non mi ricordavo l'orario, quindi non ho messo il messaggio in orario. Vabbè. Andiamo da questo lato, vediamo cosa ci offre.
Non mi ricordavo se iniziava alle 8 o alle 9, onestamente. Hanno cambiato l'orario. Quindi non ero sicuro, non ho messo il messaggio automatico. Che cazzo ho trovato? Pezzo del trapano, pezzo di un trapano rotto. Prima tutte le parti. Quanti cazzo ne sono sti pezzi? Vado a capire. Non credo. Sulla miscela esplosiva. No, vabbè, ma penso che comunque c'è tempo per ti do. Il prossimo dobbiamo lasciare. Allora, Alexander, ho preparato gli esplosivi che ti occorrevano per liberare il canale di scolo. Non posso sottolineare abbastanza quanto sia importante maneggiare la miscela con attenzione. Riferiscelo ai tuoi stupidi servitori prima di proseguire con i tuoi piani. I liquidi di per sé non sono esplosivi e devono essere tenuti separati per evitare ulteriori incidenti. Ho sistemato due grosse vasche nella stanza a fianco per gli ingredienti. Tutto quello che devi fare per iniziare la miscela è i liquidi. Nella stanza a fianco. Scusa, stanza a fianco, l'avevamo già visto. Forse questo intendo. E che devo fare? Secondario. La valvola ha una chiusura. Ah, forse il trapano mi serve per questo. Ok. Hai bisogno di recipiente per il liquido. Non c'ho sto recipiente, scusami. Ah, quindi devo metterlo all'incontrario. Come faccio a svuotarlo? Vabbè, vediamo se c'è al massimo esplodiamo. Giusto? Corto esplosivo della grippa. Sì, no, secondo me non ha molto senso. Però magari primario e secondario, nel senso di sono i due. Indipendentemente da come li riempi. Alla fine siamo andati qua dentro, ma prima di qua dentro che cosa cazzo c'era? Cioè, questa stanza è buissima. Questa porta qui l'avevamo vista, vero?
Qua che non eravamo ancora andati. Cossa luce. Ti prego, lasciami andare, non lo dirò a nessuno, lo giuro, voglio solo andare a casa. Si smuove. Posso usare il trapano? Questo no. Ma che c'ho qua? Sbarra circolare. La chiave? No. Ok, e demora, ora mi dice che non posso passare, devo trovare un'altra. Le macerie di un crollo impediscono il passaggio nel magazzino. Trovo un modo per riuscire ad entrare. Lo scusate, il magazzino sta nel naturale. Ok. Quindi facciamo così. Mettiamoci un altro po' di liquido qua dentro. Ora non si muove. Qual è l'altro modo? Ah, far esplodere le macerie. Che lo sento piangere. Qua da dove sentiamo? Cosa c'era qua sotto? Un coro? No, che cazzo è, una rotella? Ok. Qua da dove siamo venuti? Quindi farla esplodere, è l'unica. Dove era? Non era qua, vero? C'era una porta prima. Non credo che sia da far esplodere, però. E invece sì. E che devo farci? Esplode da solo? Secondo me esplode da solo? Ora faccio partire l'esplosione. E non mi dà l'opzione. Cazzo posso usare? No, non posso manco prenderlo, sto coso, non mi fa fare niente. Esatto, non posso nemmeno più. Beccato. Eccolo. Ok. E fa una striscia di olio. Poteva anche esserci probabilmente, ma l'olio non me lo fa usare. Cioè, se non qua dentro. Però poteva anche essere. Boh.
sono le cose nascoste qua dietro. Sti stronzi. Sti stronzi. Perché lo stai facendo? Che ne so, io propongo per non lasciare a pensare da solo. Poi se sono cavolata. No, ma mica è quello il senso. Non era il senso che non devi dire le cavolate. Cioè, che senso avrebbe? Magazzino per il cibo. Che era abbastanza complesso. Mi sono cagato sotto, ragazzi. Pensavo di aver visto qualcosa qua che si muoveva. Mosche tra l'altro. Ma perché sento mosche? Sta roba. Ma vaffanculo. Cazzo. E come ci vado là dentro? Oh, culo. Ti prego, ti supplico. L'hanno ucciso. Ragazzi, possono mai non andare in quella stanza? Ci devo andare. Oh cazzo, no, non ci devo andare. Ne vado, se mi piacere. Pezzi della macchina. Cazzo. Ok, quasi scotto. Jerry Scott. Sì, assolutamente, perché non ci posso andare, non è mai capitato, io non ci posso fare niente contro quelli. Se tutte e tre le sbarre non sono disponibili, ce n'è una nello studio interno che potrebbe funzionare nel caso in cui l'ascensore dovesse guastarsi di nuovo. A meno che non sia assolutamente necessario. Utilizza sempre le sbarre di riserva nel magazzino prima di usarne una riparata. Tra un po' direi che se mi avessero dato un'arma, assolutamente. Sarebbe un bel po' diverso. Ma io non ho capito qua che devo fare, quindi ora ho tutti e tre pezzi praticamente. Uno, due e tre. Quindi dobbiamo andare all'ascensore. Ho capito bene? C'è un cazzo qua dentro. Ma no, questo è un tappeto. Cazzo! Cazzo!
Cazzo! Cazzo! Ma cazzo! Dove cazzo dovevo andare? Non voglio morire! Mi seguono ancora. Ci siamo salvati. Non so cos'erano, Pimpi, non mi interessa nemmeno. Ah, ok, ora è diventato sangue questo. Non dimenticare la tua... Non c'è vergognarsi a usare l'ombrellino nel deserto, precisamente obbligatorio per la tua sopravvivenza. La vergogna colpirà molto meno, te lo assicuro. Okay. Ma qua mi faceva fare qualcosa prima, ora non mi fa fare niente. Vabbè. Ma vaffanculo però, eh. Taglia e contusione, vai, ripariamoci del tutto. Adesso sbatte, le mani tremano. Oh, boh, tu puoi stare anche così. Io non ho capito, era un cadavere? Sì, c'è un cadavere, certo. Sala macchina, ma sala macchina, ma qui ci siamo andate. È inceppato. Usa la chiave per sbloccarla. Ok, che abbiamo anche la chiave, vero? Anzimava pesantemente facendo del suo meglio. Cavolo ragazzi, sono 20 e 30. E ne avevo visto. Ok ragazzi, continuiamo dopo. Salva ed esci. Sì. Allora ragazzi, vi ringrazio per avermi fatto compagnia. Saluto anche chi ci segue in differita su YouTube e l'invito ovviamente come sempre in diretta su Twitch. Ragazzi, seguiteci anche su Twitch perché tutti i giorni dalle 18 siamo in diretta, quindi più siamo meglio è, quindi venite. Inoltre potete seguirci sul canale Telegram chiocciola AntiHackTV in modo tale da non perdervi assolutamente niente delle future dirette, video o quant'altro, anche discussioni sui prossimi giochi, perché vi ricordo ragazzi che dobbiamo fare comunque altri giochi. Per il resto vi do appuntamento a fra un'oretta, diciamo, più o meno 21:30, riprendiamo Amnesia e andiamo avanti ragazzi, ce la siamo vista veramente veramente brutta, quindi non mancate ragazzi, non mancate assolutamente. A fra poco, buonasera a tutti e grazie per avermi fatto compagnia. Anche perché qui mi serve la compagnia, ragazzi, no, non lo finiamo mai sto gioco. A dopo, buonasera a tutti. Non sarò in ritardo, Riss, non sarò in ritardo. A dopo.